Pace e bene a tutti, bentornati al nostro appuntamento con la santità. Oggi, 1° febbraio, ricordiamo Santa Brigida d'Irlanda. Ascoltiamo. Santa Brigida d'Irlanda fu badessa e fondatrice di uno dei primi monasteri irlandesi, nonché prosecutrice dell'opera di evangelizzazione intrapresa da San Patrizio. Brigida nasce probabilmente verso la metà del V secolo, presso Foccea, e secondo un'usanza comune del tempo si consacrò al Signore in tenera età. Ricevette il velo dalle mani di altri santi e poi sarebbe addirittura stata ordinata vescovo. In realtà fu semplicemente badessa di Kildare, un monastero sia maschile che femminile situato vicino a Dublino. Nel tempo divenne consigliera e guida spirituale di quanti si avvicinavano a lei. La sua vita presenta analogie con la vita di Gesù, come l'episodio simile a quello delle nozze di Cana. Il breviario di Aberdeen riporta: spillò birra da un solo barile per 18 chiese, in quantità tale che bastò dal Giovedì Santo alla fine del tempo pasquale. La santa, inoltre, viene associata al fuoco che simboleggia la presenza costante di Dio. Nella sua abbazia, lei e le altre suore si alternavano nella veglia per mantenere sempre acceso quel fuoco che si levò dal luogo in cui Brigida dormiva. Questo rito era mantenuto costante anche dopo la sua morte. La 19ª suora, infatti, mettendo il ceppo vicino al fuoco, diceva: «Brigida, controlla il fuoco. Questa è la tua notte». Il mattino successivo le suore trovavano il legno arso e il fuoco ancora acceso. Numerosi sono i miracoli da lei elargiti e numerosi sono i pellegrini che si recano sui luoghi legati alla sua memoria. Gli irlandesi, ancora oggi, conservano l'abitudine di porre un lumino sulle finestre delle loro case. Nel Medioevo il suo culto continuò a diffondersi anche in altre zone della Francia. I devoti erano soliti ripetere un'invocazione in gallese: «Santa Brigida, custodiscici nel nostro viaggio». Morì intorno all'anno 524 e il giorno in cui viene celebrata la sua festa è il 1° febbraio. Il fuoco, questo fuoco che troviamo sullo stemma di Santa Brigida, ci riporta subito all'importanza di questo elemento che così simbolicamente acquista anche per noi una forza oggi. Un messaggio diventa questo fuoco per noi tutti, perché come abbiamo ascoltato, lì dove viveva Santa Brigida c'era questa tradizione, quella del fuoco perpetuo. Un fuoco che era lì acceso e che doveva essere custodito, non doveva mai spegnersi. E allora tutte le sorelle si avvicendavano a custodire questo fuoco, un onore, un compito importante, ma anche una responsabilità. Perché chiunque sa, insomma, chiunque abbia anche un caminetto in casa, sa che il fuoco non rimane acceso da solo. Un fuoco va curato, un fuoco va assistito, va nutrito, bisogna preparare la legna, bisogna ogni tanto risistemare, perché non è detto che così bruciando poi rimanga la legna nella posizione giusta da poter far continuare la combustione, procedere questo fuoco. Ecco, cosa può simboleggiare il fuoco nella nostra vita se non la fede? Quell'elemento così importante da dare luce, da dare calore a tutta una vita, che però ha questa stessa caratteristica, non può essere lasciato abbandonato a sé, poi si spegnerebbe. Allora Santa Brigida ci insegna questo, che c'è un fuoco da curare e c'è un fuoco da custodire. Noi vogliamo fare proprio questo oggi, una piccola domanda a noi stessi, un piccolo esame di coscienza. Ma tu che cosa fai per nutrire il fuoco della tua fede? Che cosa fai per alimentarlo? Come si alimenta il fuoco di una fede? Beh, noi sappiamo la preghiera, l'Eucaristia, la parola di Dio e anche le opere di carità verso i fratelli. Quante ne abbiamo fatte? Oppure stiamo lasciando che questo fuoco si stia mano a mano spegnendo, sia solamente lì ad aspettare un po' di cura, un po' di aggiornamento, un po' di freschezza? Allora oggi pensiamo al fuoco della nostra fede e facciamo subito un proposito per alimentarlo adesso, al più presto. Santa Brigida, prega per noi.